sicurezza le tante zone sismiche in Italia e in Europa, perché prevenire è meglio che curare, quindi si salvano vite e si creano posti di lavoro. Poi dopo Amatrice Roma, domani mattina Frosinone, poi Caserta, poi Salerno e da qui a domenica Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e poi da lunedì ancora Piemonte, Lombardia, Lazio, Emilia. Mancano 33 giorni. Innanzitutto vi voglio regalare una parola per il fatto di essere qua in un mercoledì sera di ferie di fine agosto. Vi dico uno per uno grazie per essere qua. Grazie per essere qua invece di essere a casa, invece di essere in spiaggia, invece non è scontato, eh? Questa è la bella politica, la faccia di quelli che la politica non serve a niente, la politica non mi interessa, magari domani sotto l'ombrellone, sbagliato. Signora, io non voto perché tanto la politica non mi interessa, sbagliato. Perché poi la politica decide delle sue pensioni, delle sue tasse, del suo lavoro, della scuola dei suoi figli. Quindi vi chiedo in questi 33 giorni di essere portatori sani di cambiamento, e chi dice che non voto perché la politica è lontana non capisce che poi quando vai in pensione lo decide la politica, quante tasse paghi lo decide la politica, a chi assegnare le case popolari a Ostia lo decide la politica, e chi sceglie la Lega fa una scelta chiara. In un momento di crisi economica prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo. Prima vengono le persone che qua lavorano, soffrono, pagano da una vita. E quindi ho fatto un'intervista al TG1 stasera, un minuto e mezzo, e io cerco di fare l'esatto contrario di quello che fanno Letta e la sinistra. Ossia ogni giorno Letta, Renzi, Calenda, Di Maio, Conte si alzano e insultano me, insultano la Lega. Oggi hanno detto che chi vota Lega è un cretino e chi vota Lega è un razzista e chi vota Lega è un fascista. E poi ci sono le intromissioni straniere. Io li lascio insultare e innanzitutto per l'Italia voteranno gli italiani. Io li lascio sproloquiare di droga libera, Ius Soli, di DL Zan, legge elettorale. Qual è la priorità per me e per chi sceglierà la Lega? Innanzitutto il lavoro. Il lavoro vuol dire impegnarsi e questo è il mio impegno non politico ma morale, civile, perché è giusto farlo. Azzerare la legge Fornero una volta per tutte, arrivare a quota 41, 41 anni di lavoro meritano la pensione. Noi l'abbiamo calcolato con Claudio, perché in questa campagna elettorale dove tutti promettono tutto, noi ci siamo impegnati, io mi sono impegnato, stasera al TG1, a ogni intervista, quello che faccio ti spiego quanto costa, quanto mi rende e dove trovo i soldi. Ieri pensate che quota 41... è stata sostenuta da CGL, CISL e UIL, che non sono costole della Lega ovviamente. La CGL dice, viva quota 41, che nel 2003 secondo i loro calcoli costa 1.300.000.000 di euro. Tradotto, cosa vuol dire quota 41? Vuol dire che dal 1 gennaio se hai lavorato per 41 anni e pagato 41 anni di contributi, e oggi come oggi non è facile aver pagato 41 anni di contributi lavorando in ospedale, in fabbrica, in casa di riposo, a scuola, in spiaggia, vuol dire che hai non un privilegio ma il diritto di andare in pensione e al tuo posto comincia a lavorare un ventenne. Quanto costa secondo la CGL? 1.300.000.000 di euro. Mi chiedono dove prendi i soldi. Voi sapete quanto costa quest'anno il reddito di cittadinanza da solo? 9 miliardi. Ecco, magari se togliamo qualche reddito di cittadinanza a qualcuno che rifiuta di andare a lavorare e chi vuole andare in pensione, facciamo qualcosa di giusto. Aiutiamo i sessantenni, aiutiamo i ventenni e pugniamo qualche furbetto. Reddito di cittadinanza va lasciato a chi non può lavorare, minori, invalidi, anziani, disabili. Però ci sono 1 milione di percettori di reddito di cittadinanza da 3 anni che hanno rifiutato X proposte di lavoro. Secondo me è immorale nei confronti di un disabile che prende 280 euro al mese o nei confronti di chi domani mattina si alza alle 6 per prendere quei 600 euro di chi rifiuta un posto di lavoro. Di quota 41 significa azzerare la legge Fornero, significa un'enorme opera di ricambio generazionale in pensione i 65 anni e al lavoro i 20 anni.
che è una cosa giusta. Seconda proposta, su cui a sinistra non hanno capito niente e continuano a dimostrare o malafede o ignoranza o analfabetismo, la flat tax. Dicono non si potrà mai fare la flat tax al 15%, uso una parola italiana perché non mi piacciono gli inglesismi, la tassa piatta, la tassa unica, la tassa semplice al 15%, dicono non si può. Amico mio, Enrico, stai sereno e non sai che già oggi la flat tax, la tassa piatta, è in casa di 2 milioni di italiani, partite IVA. Qua ce ne saranno sicuramente diversi che hanno partita IVA e se arrivano fino a 65.000 euro all'anno pagano solo il 15%. Quindi già oggi funziona. Noi vogliamo semplicemente estendere quello che oggi funziona per 2 milioni di partite IVA a dipendenti, famiglie e pensionati, partendo da quelli che hanno i redditi più bassi, non ai milionari. Quel fenomeno di Calenda che o ci è o ci fa dice la flat tax aiuta Berlusconi, ma Berlusconi non c'ha bisogno della flat tax. Noi pensiamo alla flat tax per le famiglie che con due redditi lordo dichiarano 70.000 euro all'anno, dicono i ricchi, ma evidentemente non sanno come si sta al mondo. Mamma, papà, due o tre figli con due stipendi da 70.000 euro lordi, che netti diventano 40.000, per mantenere due figli e pagare il mutuo, non è una roba da ricconi. Ecco, estendere questa flat tax dalle partite IVA alle famiglie, ai pensionati, ai dipendenti, è un atto di giustizia sociale. E i soldi, peraltro, sono già in gran parte stanziati con la riforma fiscale approvata dal governo Draghi per rivedere qualche aliquota IRPEF. Ecco, la flat tax al 15% estesa a milioni di italiani è l'unico modo per abbattere l'evasione fiscale. Perché l'evasione fiscale non la abbatti con lo scontino elettronico, la lotteria degli scontrini o l'obbligo del bancomat, che devi avere il bancomat anche per andare in bagno. L'evasione fiscale la combatti abbassando le tasse, rendendo possibile pagare le tasse e non arricchendo le banche col bancomat e la carta di credito per andare ovunque. È anche una questione di libertà. A questo dovremo mettere mano, perché dover compilare un modulino quando vai nella tua banca a prelevare dei tuoi soldi dal tuo conto corrente a spiegargli a che cosa ti servono è una roba da Venezuela, è una roba da Unione Sovietica, è una roba da Cina. Prendo dei miei soldi sul mio conto corrente che ho versato io, li potrò spendere dove voglio, come voglio e quando voglio senza venire a raccontarlo a te, perché poi sei un soggetto a rischio e ti faccio l'accertamento. Veramente siamo, quindi, riforma delle pensioni che significa più lavoro per i giovani. Flat tax al 15% che già c'è, da estendere anche ai dipendenti, alle famiglie e ai pensionati. Pace fiscale. Sono in partenza 50 milioni di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate, la busta verde, anche ad agosto. C'è rischio che qualcuno che è già in difficoltà economica, pensionati, artigiani, commercianti in difficoltà, tornino a casa e vedano la casella della posta piena di buste verdi. Io ho sentito dei pensionati disperati perché gli stanno arrivando 6-7 cartelle esattoriali dal 2015 ad oggi. Cosa fa uno Stato amico con una pandemia in corso e una guerra in corso? Saldo e stralcio, rottama questi milioni di cartelle esattoriali, incassa il 20% e libera questi italiani e li lascia tornare persone che vivono, fatturano e pagano le tasse. Perché oltretutto se li tieni sotto lo scacco di Equitalia, non pagano più le tasse, non fatturano, lavorano in nero, quindi non occorre uno scienziato. E questa è un'altra proposta solo della Lega. Guardate qua, trovatemi altri partiti da tutte le parti che parlano di legge Fornero, di flat tax, di pace fiscale. Io li lascio parlare di razzisti, di fascisti, di russi e di esquimesi. Io mi occupo e mi preoccupo di italiani, perché lo stipendio me lo pagano gli italiani e io agli italiani devo rispondere. E quindi io voglio creare lavoro in questo paese, opportunità in questo paese, con proposte anche che costano zero. Una l'ho fatta ieri al meeting di Rimini, Enrico Letta è un genio. Io sono stato ieri al meeting di Rimini, che è una bellissima realtà organizzata dai ragazzi di Comunione e Liberazione, migliaia di volontari, è una bellissima esperienza che ascoltano tutti con interesse a prescindere dalle idee e difficilmente contestano qualcuno. Ieri uno degli ospiti è riuscito a farsi fischiare dalla platea del meeting di Rimini. Enrico Letta. Enrico Letta è riuscito in quello che mai in passato era riuscito a qualcuno, perché ha esternato una sua idea che non so dove gli sia arrivata.
perché neanche a pensarci di notte a ora tarda dopo 6 gin tonic riesci ad arrivare a una roba del genere. Enrico Letta ieri a una platea composta da studenti, da insegnanti, da genitori, da imprenditori, ha proposto che la scuola dell'obbligo debba andare dai 3 ai 18 anni. Cioè ci vuole l'asilo dell'obbligo e il liceo dell'obbligo. E si è preso i fischiazzi, ma è giusto. Perché se un ragazzo a 16 anni vuole andare a lavorare, lo Stato glielo deve impedire per tenerlo a scuola? Perché le famiglie che hanno già enormi difficoltà economiche devono mandare, magari anche se potrebbero far diverso, un bimbo di 4 anni all'asilo dell'obbligo? Ma questa è la mentalità statalista, centralista, burocratica, dove per tutti decide lo Stato. Prima dello Stato, per me, vengono le donne e gli uomini, le mamme e i papà, i cittadini, le persone. Questo è. Io invece ho fatto una proposta più normale, e lo dico tranquillamente, copiata, perché se all'estero fanno delle cose che funzionano, uno che è intelligente le copia e dice facciamolo anche da noi. Facoltà di medicina, mancano i medici, mancano migliaia di medici, avete visto i servizi televisivi, ci sono alcune regioni che stanno andando a prendere i medici a Cuba, in Albania, nelle Filippine, in Est Europa, perché mancano i medici. E allora ti domandi, ma perché mancano i medici? Perché la facoltà di medicina in Italia è numero chiuso, ossia ogni anno ci sono circa 70, 80, 90 mila ragazzi che provano, si iscrivono e poi c'è il test, non di intelligenza, di fortuna, perché fai il test con le crocette come a scuola guida, e Morandi cantava uno su 1000 ce la fa, qua è 1 su 10 ce la fa. Quindi ci sono decine di migliaia di ragazze e di ragazzi che ci provano perché vorrebbero farlo, 1 su 10 se mette la X a ok, il prezzo è giusto, riesce ad andare avanti. Cosa fanno in Francia? Non dico in Papua Nuova Guinea, dico in Francia, che è qua di fianco. Il primo anno di medicina è aperto a tutti. Cioè tutti possono fare il primo anno di medicina, nessuno escluso. E dove avviene la selezione? Non a settembre coi test con le crocette. Dopo il primo anno, in base ai voti, in base al merito, in base alla bravura, in base alla capacità, chi è più avanti prosegue con medicina, chi invece ha capito che non è il suo cambia facoltà. Per lo Stato costo zero, e questa è la proposta della Lega. Adottiamo il modello francese. Tutti i ragazzi e tutte le ragazze devono poter frequentare il primo anno di medicina. Punto. E poi chi è più in gamba va avanti. Chi non ce la fa, fa altro. Risposta, non si può. Perché non si può? Altro tema. Ci ho lavorato con Federico Freni, il nostro sottosegretario al MEF. Lo dico da papà. Comincia l'anno scolastico. Ogni anno, guarda caso, per alcuni libri cambiano 3 virgole, 2 aggettivi e 2 avverbi e c'è la nuova edizione del libro che ti costa 30 euro. Ora io penso che un governo degno di questo nome parla con le case editrici e dice, amico mio, quel libro deve durare almeno 5 anni perché 300 euro all'anno per cambiare libri di testo le famiglie non ce li hanno. Perché ci sono alcuni testi, cioè la matematica del 2022 molto probabilmente è la matematica del 2023, non è che ci saranno nuove scoperte scientifiche. Quindi sono proposte di buon senso che differenziano la Lega da tutti gli altri. C'è poi un grande tema, in questa estate c'è l'impazzimento generale, c'è un elenco di notizie di cronaca nera quotidiano impressionante, le baby gang, pare che ci siano bande di 13enni, 14enni, 15enni e sul lago di Garda e in Romagna, e in Sicilia e a Milano e a Verona, i poliziotti. Io ho visto un video l'altro giorno su TikTok di una che poi si è pure vantata sulla mia pagina, Salvini sono io, sta fenomena, Michelle di 17 anni con la sua amica tutta colorata, fumava in treno, una signora di una certa età si è permessa di alzare dicendo ragazze saremmo in treno, non è corretto, educato fumare. Apriti cielo, hanno iniziato ad aggredirla, insultarla, sghignazzando e postando il video della loro genialata sui social, mettendo nome e cognome. Allora, siccome evidentemente questi ragazzi e queste ragazze non hanno a casa una mamma e un papà che insegna loro l'educazione, perché Dio non voglia che capiti, ma se capitassi a mio figlio
tre schiaffoni non te li toglie nessuno e prima di uscire di casa ne riparliamo per i prossimi tre mesi e poi vediamo se ti passa la voglia di fare il fenomeno e possono chiamare il telefono azzurro, rosa, bianco, verde, però quando me li meritavo mio padre due schiaffoni me li dava e mi hanno fatto solo del bene, quindi non sono cresciuto turbato o menomato, però ci sono altre proposte, ad esempio a 15 anni fai il deficiente, molesti, stupri, rapini, aggredisci un poliziotto, hai il motorino, te lo porto via a vita il motorino, vuoi fare la patente a 18 anni, non te la faccio fare a 18 anni, aspetti 19 anni, 20 anni, 21 anni, e a monte c'è una proposta che anche qua portiamo avanti noi nel silenzio di tutti gli altri, io sono straconvinto che nell'anno del Signore 2023 si possa, anzi si debba, reintrodurre un anno di servizio militare obbligatorio su base regionale. Su base regionale. Io l'ho fatto, ero del settimo 95, fanteria. Il problema è che ai tempi c'era quello di Catania e lo mandavano a Belluno, quello di Belluno lo mandavano a Cagliari, quello di Cagliari lo mandavano a Ostia, quello di Ostia lo mandavano a Brindisi. Effettivamente era un po' un casino. Adesso diciamo che a base provinciale, a base regionale, quello di Roma lo fa a Roma e più che imparare la guerra gli dai nozioni di pronto soccorso, di pronto intervento, di spegnimento incendi, di salvavita, di salvataggio in mare, di intervento antisismico, di pulizia dei boschi, dei fiumi e dei mari, e io penso che un anno di insegnamento delle regole, della buona educazione, dell'educazione civica e dei doveri farebbe dei buoni cittadini, perché altrimenti uno cresce solo coi diritti senza i doveri. Si può fare? Sì, perché il servizio obbligatorio civile e militare non è stato abolito, è stato sospeso per legge, quindi con un'altra legge puoi reintrodurre, riapri qualche caserma, ripeto, su base provinciale per evitare di sballottare ragazzi e ragazze in giro per l'Italia, sicuramente sarebbe un'opera di formazione culturale e fisica non indifferente. Sono alcune delle proposte, poi sul tema immigrazione e sicurezza, perdonatemi, qualcosina ho fatto e qualcosina sarei in grado di fare, a prescindere dalla mia persona, la differenza non la fanno le persone, vi garantisco che se vinciamo le elezioni sarà una donna o un uomo della Lega a tornare a occuparsi di immigrazione e sicurezza in questo paese e i confini torneranno a essere protetti e la sicurezza tornerà a essere una priorità. Si possono assumere in un anno, numeri alla mano, 10.000 fra poliziotti e carabinieri, si possono accendere un po' di telecamere a partire dalle telecamere nelle case di riposo e negli asili per evitare violenze nei confronti di chi non si può difendere, i soldi sono già a bilancio. E per quanto riguarda gli sbarchi, ci dicevano che era impossibile fermare gli sbarchi, l'abbiamo fatto pur non essendo dei geni, vi do solo questo dato. Nel solo mese di luglio di quest'anno, 2022, sono sbarcati quasi 14.000 clandestini. In tutto il 2019, quando c'erano i decreti sicurezza in vigore, i clandestini sbarcati non furono più di 11.400. Quindi 11.000 in un anno, con i decreti della Lega, 14.000 in un mese, grazie ai signori del PD e a un ministro dell'interno quantomeno fantasmatico. Ecco, dal 26 settembre, senza fare cose mirabolanti, reintroduci i decreti sicurezza e quindi l'immigrazione torna a essere controllata come in Svizzera, come in Canada, in Australia, in Arabia Saudita, in Nigeria, ovunque, perché a sinistra mi dicono siamo tutti cittadini del mondo, bisogna andare in giro senza documenti, tutti hanno diritto di far tutto, fenomeno, vai in Svizzera e digli che sei un cittadino del mondo, vai in Australia e digli sono un cittadino del mondo. Vai in Arabia Saudita, vai in Marocco, sono un cittadino del mondo, poi uno, due, tre, te torni da casa. Quindi è questo, reintrodurre un po' di regole, ma questo anche per rispetto dei tanti immigrati regolari e per bene che sono in Italia regolarmente, con i documenti a posto, pagano le tasse, mandano i figli a scuola, portano rispetto, e ce n'è una marea di donne e uomini stranieri che votano Lega. C'è la maggior parte degli operai e degli operai votano Lega. Quindi io vi chiedo, e poi mi taccio perché inizia a essere la giornata lunga e domani è altrettanto lunga, cosa potete fare in questi 32 giorni che mancano al voto? Parlare, ragionare, scaldare teste, ma soprattutto cuori.
non fidarsi mai dei sondaggi perché provano a dire tanto la partita è finita, ha già vinto il centrodestra, la sinistra ha già perso, poi per carità di là le stanno facendo tutte per perdere, perché la prima dichiarazione di Letta è stata serve la tassa patrimoniale. Ora io mi domando, in un momento di crisi economica come questa, proporre la tassa patrimoniale vale l'asilo dell'obbligo? Adesso domani non so che cos'altro, facciamo un grande parcheggio al posto delle spiagge di Ostia, facciamo tutto un lungo enorme parcheggio al posto di queste spiagge che sono inutili. A proposito, sulla Bolkestein, sulle spiagge, siccome i decreti attuativi li approverà il prossimo governo, c'è il nostro impegno a che ci sia la prelazione per chi da sempre lavora e fatica su queste spiagge, perché possa continuare a lavorare e a faticare su queste spiagge. Siccome i decreti li fa il prossimo governo, se vincono PD e 5 Stelle, il modello è quello che ben sappiamo, se vince la Lega, ve lo dico prima, quello che andiamo a fare. Se poi uno non vuole più gestire il suo lido, deve essergli riconosciuto il valore aziendale e tutti gli investimenti fatti su questo territorio. Però potrei andare avanti a lungo, però ho bisogno che voi in questi 32 giorni siate una pacifica e rivoluzionaria armata di cambiamento. Noi abbiamo scelto come motto di questa corsa elettorale una parola, credo. Credo, ma non per scimmiottare valori religiosi o cristiani. Credo, è un bellissimo verbo. C'è stato qualche analista, qualche dotto commentatore di sinistra che ha detto che credere è il contrario del pensare. Secondo me invece in un momento storico di confusione, dove a sinistra vogliono cancellare le radici, dove per qualcuno la famiglia non vale più niente, le comunità locali non valgono più niente, le tradizioni non valgono niente, le religioni non valgono niente, credere in un futuro migliore, credere in alcuni valori, credere che la mamma si chiami mamma e il papà si chiami papà, e non ci sono il genitore 1, 41, 71, 40... cioè, credere in un popolo che ha una storia. Noi abbiamo qualche anno di storia alle spalle, abbiamo radici, abbiamo identità, abbiamo cultura, abbiamo tradizioni. Io credo che l'Italia possa tornare a essere un grande paese, indipendente, anche dal punto di vista energetico. E se ci liberiamo dall'ideologia, dai signori del no, i 5 Stelle che fanno cadere un governo perché non vogliono il termovalorizzatore a Roma, dovrebbero essere esiliati su un altro pianeta, perché ovunque i rifiuti diventano energia, calore, ricchezza. I romani pagano una tassa rifiuti più alta di tutti gli altri per riempire dei camion che portano la monnezza in Germania e per arricchire i tedeschi e per avere delle strade che fanno schifo. E devo dire che Roma con Gualtieri è più sporca di quanto non lo fosse con la Raggi, che ci vuole tutta, ci vuole tutta a far peggio della Raggi. Ma ormai qua l'animale da compagnia è il cinghiale, non è più il cane, il gatto, il canarino. Se non c'hai il cinghialetto in ufficio, in negozio, sei un romano di serie B, è una roba veramente... però il cinghiale arriva dopo, cioè in monnezza, molto molto simile. Quindi non solo bisogna dire sì ai termolarizzatori, ma non a un termolarizzatore, a 10 termolarizzatori che producono luce, producono gas, producono ricchezza. Ma vado oltre, stasera mentre noi siamo qua a Ostia e ci sono quelli del no, e no alla TAV, e no alla TAP, e no ai termolarizzatori, e no al gas, e no al diesel, e no alla benzina, sono in corso di costruzione nel mondo 55 centrali che producono la forma di energia più sicura e più pulita, a cui noi abbiamo il dovere di dire sì. Noi, per essere indipendenti dal punto di vista energetico, per avere bollette fra qualche anno meno care, abbiamo il dovere di dire di sì al nucleare pulito e sicuro di ultima generazione. Lo stanno dicendo gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, il Canada, la Romania, la Finlandia, la Francia. La Francia ha 50 reattori nucleari operativi e noi compriamo l'elettricità dalla Francia. Cioè, noi non l'abbiamo noi, ma ci sono gli ingegneri italiani che verranno a costruire in giro per il mondo. Vi rendete conto? È tecnologia italiana ed europea. E noi daremmo lavoro a una marea di ragazzi, come il ponte sullo stretto di Messina, come abbiamo fatto il ponte Morandi a Genova. Quindi chi sceglie la Lega sceglie i sì, sceglie i lavori, sceglie le opere, sceglie i cantieri, sceglie le gru, sceglie l'edilizia, sceglie lo sviluppo, sceglie la crescita. Noi abbiamo bisogno di correre.
la decrescita felice. Solo Grillo può pensare, vabbè che se uno c'ha i milioni sul conto corrente dice chi se ne frega, se decrescono gli altri, licenziano gli altri, io sono felice lo stesso. Ecco, io penso che se uno perde il posto di lavoro tanto felice non lo è. Il PD in Europa ha votato una follia, mettere fuori legge le auto a benzina e a diesel entro il 2035 e tutti in giro con l'auto elettrica è masochismo, significa licenziare, producono le batterie elettriche, ma devi proprio essere un frescone per dire una roba del genere. Quindi in bocca al lupo, 32 giorni, non proponiamo miracoli, però i 10 minuti, azzerare la legge Fornero si può fare, l'abbiamo già fatto con quota 100. C'è quasi 500.000 di lavoratrici e lavoratori che sono in pensione. Io li trovo, ieri sera ero a Giulianova, io li trovo ogni giorno, prima ero nelle Marche, prima a Rimini, in ogni piazza sicuramente c'è anche qua qualcuno, quindi c'è, grazie. Io non mi occupavo di politica, ero lontano dalla politica, dalla Lega, però con quota 100, io che ho la moglie invalida a casa, che ho un figlio disoccupato, che ho problemi di salute, ho vinto qualche anno di serenità in pensione. Al mio posto ha cominciato a lavorare un giovane. La politica per me è cambiare la vita della gente, non è la legge elettorale, lo ius soli, il Die delle Zan, la droga libera. Pagare un po' di tasse in meno, avere un po' di lavoro in più, avere qualche clandestino in meno e qualche poliziotto in più, avere dei ragazzi un pochino più educati e responsabili, e avere una Roma e un'Italia un pochino più pulita con le bollette della luce e delle gas che costano di meno, non sono miracoli ma è una possibilità a portata di mano, è nelle vostre mani. Se da qui al 25 settembre mancano 32 giorni, ciascuno di voi col sorriso, ecco, vi chiedo solo di farlo col sorriso, io ho fatto questo fioretto, Matteo, non rispondere mai agli insulti di Letta, Renzi, Di Maio, Conte, Calenda, questi si alzano e non avendo un'idea insultano il prossimo, quindi non avendo un'idea cosa hanno da proporre? Non l'ho capito. E allora no, se vincono le destre, il fascismo, il razzismo, la Russia, la guerra mondiale, le robe, no, votano gli italiani, quindi se vinciamo noi vi ho detto cosa facciamo, niente miracoli, però un paese un pochino più libero, un pochino più sicuro, un pochino più pulito, un pochino più laborioso, dove nessuno viene dimenticato, e io ho l'orgoglio, il PD ha candidato il televirologo, il VIP Crisanti, quello che per 3 anni di lockdown accendevi la televisione e lo guardavi e dicevi, oh signore, oggi che cosa succede? C'era l'accoppiata Crisanti-Speranza, mamma mia, ecco l'impegno è che se vinciamo le elezioni, Speranza, il ministro non lo fa più per i prossimi anni, questo è poco ma è sicuro. Noi non abbiamo candidato VIPs, abbiamo candidato persone normali. Vi faccio solo un esempio. A Palermo, noi abbiamo candidato nel collegio di Palermo, perché è siciliano d'origine, una persona che non è televisivamente un VIPs, ma che è molto semplicemente, si chiama Mario Barbuto, e io dico Mario Barbuto, voi direte chi è, il cugino di Salvini? No, però è molto semplicemente, orgogliosamente, da anni, il presidente dell'Unione Italiana Cechi. Perché qualcuno della disabilità si ricorda solo in campagna elettorale, per me nessuno deve essere dimenticato a casa sua. E quindi avere in Parlamento il Presidente dell'Unione Italiana Ciechi, per me è garanzia che l'abbattimento delle barriere architettoniche e città vivibili, cinema vivibili, impianti sportivi vivibili, siano a portata di tutti. Perché non ci possono essere italiane e italiani di serie B, un bimbo non vedente o non udente ha il diritto degli altri bimbi di andare a scuola, di andare all'università, di andare al parco giochi e di giocare a pallone. Quindi noi abbiamo fatto scelte meno VIPs, lasciamo i Crisanti agli altri e scegliamo donne e uomini che in Parlamento potranno portare l'Italia più vera. Una riflessione su Ostia, ci è andata male di un pelo, però Ostia per me ormai è qua, perché io mi ricordo quando venni a Ostia qualche tempo fa con la mia compagna e mia figlia a fare 3 ore di mare, qualche giornale riuscì a fare polemica perché insomma Salvini che va a Ostia non è un bel segnale, perché Ostia è pieno di brutte persone. La risposta siete voi, viva Ostia, viva Roma, viva le persone belle, pulite, sane, che isolano le poche mele marce che ci sono, che non sono Ostia, ma vale il Times,
il prezioso Times, che oggi ha detto che la Calabria, dove io avrò l'orgoglio di essere domenica, è la capitale mondiale della mafia. Sciacquatevi la bocca quando parlate dell'Italia, che ha portato cultura, arte, bellezza in giro per il mondo. Ci sono mafiosi a Milano, come a Ostia, come a Reggio Calabria? Sì, ma la stragrande maggioranza delle persone a Milano, a Ostia e a Reggio Calabria le isola questi delinquenti. E Ostia è stato un modello. Certo, con le amministrazioni 5 Stelle, PD e locali, ci sono palazzi pubblici che sono abbandonati, sono dei dormitori, io mi ricordo le signore che ho visitato, senza cantina, senza garage, senza ascensore, senza strade, senza impianti sportivi, e continuo a essere convinto che bisogna ripartire dalle periferie, non dal salotto di Roma. Vabbè che ormai anche, ahimè, il salotto di Roma va in piazza Navona e ti sembra di essere non dico dove, quindi qua purtroppo fra PD e 5 Stelle, fra centro e periferia, non è che ci sia tanta distinzione. Ecco, senza promettere miracoli, vi chiedo, e ve lo chiedo umilmente dal profondo del cuore, vi chiedo di vivere questi 32 giorni con entusiasmo, con determinazione. C'è lo striscione, non so se a voi piace il ciclismo, io sono un appassionato di ciclismo. Mio figlio mi dice: papà, che palle. Però io me li guardo anche per 4 ore. Questi qua che pedalano, magari la prima ora effettivamente, quando mancano 150 chilometri all'arrivo, non è entusiasmante, però quando arrivi all'ultimo chilometro, io mi ricordo quando ero ragazzino che c'era Marco Pantani, e quando c'era Marco Pantani sulle salite che si alzava in piedi sui pedali, era una gioia, era un'emozione. Quando sei all'ultimo chilometro ci metti il doppio dell'energia. Dopo anni di buio, di governo col PD, coi 5 Stelle, la Morgese, Speranza, Di Maio, Toninelli, il 25 settembre c'è lo striscione dell'ultimo chilometro, e se va come va, per 10 anni il paese lo prendiamo per mano noi e lo riportiamo a essere quello che l'Italia merita di essere. Dipende da voi, quindi affido a voi questi prossimi 32 giorni, non poniamoci limiti, non poniamoci... Perché io sono convinto che il centrodestra possa vincere, ma sono anche convinto che nel centrodestra la Lega possa prendere un voto in più di tutti gli altri. Questo è assolutamente possibile. È il bello della democrazia. È il bello della democrazia. Poi qua ci sono candidate e candidati. Ecco, fate un applauso, non li cito, uno per tutti, perché qua c'è gente che in Parlamento potrà rappresentarvi in maniera eccezionale. Non c'è una candidata che è candidata a Roma, è candidata anche a Milano, è candidata anche a Palermo, che penso da ministro della giustizia potrebbe essere una garanzia per tutti, si chiama Giulia Bongiorno, e io penso che una riforma della giustizia in queste mani sarebbe una riforma della giustizia in buone mani. Però la parola spetta agli italiani, e quindi dipende da voi. Devo dire che sto trovando un entusiasmo, una voglia. I social poi non sono la vita, perché la vita siete voi, però anche sui social devo dire che negli ultimi 2 mesi c'è una crescita che non c'era stata negli ultimi 2 anni, e quindi vuol dire che c'è quello striscione dell'ultimo chilometro, è a portata di mano, però dipende da voi. Quindi in questi 32 giorni vi chiedo di adottare qualche dubbioso, qualche scettico, qualche incazzato, qualche indeciso, magari lo vedete domani in spiaggia. Ecco, se uno ha la Repubblica sotto il braccio, vabbè, la pacca sulla spalla, passi a quello che c'ha il Fatto Quotidiano o l'Unità. Però no, se invece uno è lì, sì, Salvini c'ha le buone idee, però tanto votare non serve, perché poi quelli cambiano partito, perché poi tanto io voto la Lega e governa sempre il PD, perché effettivamente questi sono dei giocolieri, perché se tu guardi negli ultimi 11 anni, nonostante abbiano perso tutte le elezioni, su 11 anni per 10 anni ha governato il PD, cioè sto giro, se va come va, ragazzi, poi sarà bravura o meno nostra, perché chiudo con questa riflessione, è mio dovere essere assolutamente realistico, sarà un autunno difficile, sarà un autunno e un inverno difficile, perché ieri ero nelle Marche e l'albergatore dove abbiamo fatto l'incontro mi ha fatto vedere la bolletta della luce, quadruplicato rispetto all'anno scorso, 10.000 euro l'anno scorso, luglio 2021, 40.000 euro quest'anno, luglio 2022. Quindi non sarà un ottobre semplice, non sarà un novembre semplice, non sarà un dicembre semplice,
però io penso che noi abbiamo donne, uomini, idee, capacità, competenze per prendere per mano questo paese, quindi lo lascio in mano vostra e so che è in buone mani. Viva Ostia, viva Roma, viva la Lega, viva l'Italia e viva la gente che ha cuore e coraggio e viva la gente che crede in qualcosa e nel futuro. Grazie di cuore.